Eccoci qua, allora buon inizio settimana, buon lunedì. Oggi andiamo sui canali di Regione, sulla nostra pagina Facebook dall'azienda sanitaria di Imperia, dove abbiamo appena finito un punto con la dirigenza apicale, con il dottor Falco che è qua con noi, insieme al dottor Quaglia e al professor Ansaldi di Alisa che mi hanno accompagnato per fare il punto, cosa che faremo nei prossimi giorni in tutte le aziende del territorio, anche alla luce di una settimana molto importante che si apre, cioè quella che porterà da un lato alla revisione dell'impianto normativo che regola ovviamente il contenimento del Covid nel nostro paese, ovvero il rinnovo di quel DPCM che vale dal 3 di dicembre ultimo scorso e del decreto legge su cui si appoggia, e poi evidentemente la campagna di vaccinazione che stiamo programmando in queste ore, che anche oggi ha fatto straordinari passi avanti in tutto il territorio della regione. Ci auguriamo che entro la settimana e soprattutto nella giornata di mercoledì, quando ci sarà il primo incontro tra governo e Parlamento, possano uscire linee guida anche per la seconda fase, visto che la prima fase, quella dei 60.000 e qualche vaccino consegnata, anzi che verrà consegnata ancora domani, insomma in via di consegna a Regione Liguria, in ogni caso nelle prossime 2 settimane all'incirca sarà, se non ultimata, comunque in fase di richiamo e quindi sostanzialmente ben avviata. Ci auguriamo che il governo riesca a trovare vaccini tra quelli approvati, Pfizer e Moderna, in quantità importante, e ribadiamo quello che abbiamo ribadito al governo anche questa mattina, cioè la necessità di intervenire al più presto per vaccinare le fasce di popolazione più fragili, ovvero quelle sopra i 75 anni, cosa che, se avvenisse già nelle prossime settimane, di fatto renderebbe il Covid qualche cosa di assai meno luttuoso, con un abbattimento del tasso di mortalità molto significativo, fino all'80% probabilmente, e di richiesta di letti ospedalieri altrettanto significativa, intorno al 50%, cosa che non sfugge, cambierebbe l'intera prospettiva sia delle norme di contenimento e di distanza sociale, sia l'impegno delle aziende come queste. Tanto colgo l'occasione per dare il benvenuto al dottor Falco, che per i prossimi anni guiderà questa azienda con i collaboratori che ho appena incontrato. Allora, i numeri di oggi, per stare al dato di realtà, sono 2.085 tamponi, 1.513 gli antigenici rapidi, che dalle prossime giornate verranno conteggiati in modo diverso nel computo totale dei tamponi, e questo è un successo delle regioni che consideriamo importante da molto tempo. Sono 226 i nuovi casi nella regione, sono 44 in meno rispetto alla giornata di ieri, e quindi direi sostanzialmente un dato stabile, ovviamente che non decresce. Nel resto d'Italia in alcuni casi cresce significativamente, sicuramente da noi non decresce, ma aumenta meno di altri territori, il che vuol dire che i nostri uffici di tracciamento e nel complesso anche le buone abitudini della popolazione nel rispettare le regole ci stanno in questa fase aiutando. E mentre lo dico, incrocio le dita, perché intorno a noi in Europa la situazione non è francamente delle migliori, e qua siamo anche in una terra di confine, ovviamente, che risente tradizionalmente di quanto avviene appena al di là del confine francese. Invece Imperia oggi sono soltanto 4, Savona, come vi ha detto anche ieri nell'analisi, cioè nel fine settimana scorso nell'analisi dei dati, i dati sono più significativamente aumentati a causa di alcuni cluster nell'RSA, ma anche a causa di una maggiore circolazione comunitaria. Sono 75, 126 nell'intera città metropolitana di Genova, di cui 108 nell'ASL 3, che continua a mantenere un tasso di positività piuttosto basso, ASL 4 18, ASL 5 dello Spezzino 13. È evidente, inutile che ve lo ripeta, che sono dati ovviamente inficiati dal fine settimana, quindi con un numero
numero minore di tamponi, siamo a un totale di 3500 circa tra molecolari ed antigenici. Nelle migliori giornate ne produciamo quasi 10.000, quindi questo per dare l'idea, ovviamente, che sono dati attutiti per numeri, ma come proporzione più o meno rispondenti. Anche gli ospedalizzati, come tutti i lunedì, crescono di 28 unità, mentre sono stabili le terapie intensive a 24. Non lo ripeto, è chiaro che durante i sabati e le domeniche la capacità di dimissione dei nostri ospedali si riduce anche a causa del mancato ingresso nelle strutture di degenza a bassa intensità, di convalescenza, ovviamente i reparti meno guarniti di personale per i giusti riposi, soprattutto dopo un anno al fronte. Però i numeri credo che si riequilibreranno nelle prossime ore. Ci abbiamo un aumento sostanziale, tranne che su Genova, dove veramente le unità sono molto molto poche, sull'ASL 1 lo stesso di 3, 7 su Savona, 3 sul Galliera di Genova e 2 su Villa Scassi di Genova, quindi poca cosa. 10 nel Tiguglio, che invece ha avuto un balzo dei ricoveri significativo, e su Spezia di 3 unità. Abbiamo anche un numero di deceduti fortunatamente più basso del solito, sono 8. Ovviamente anche in questo caso il dato risente della festività di ieri, e quindi temo che, come al solito, si riequilibrerà nei prossimi giorni, ancorché lievemente calato in media rispetto ai giorni passati. Ma giusto per dire per quale ragione insisto molto sulla necessità di vaccinare le persone molto esposte: oggi, se avessimo già vaccinato tutte le persone sopra i 75 anni nella nostra regione, verosimilmente non avremmo neanche un deceduto, perché sono tutti al di sopra dei 75 anni. Quindi questo giusto per dare un'idea dell'importanza di quello che vi sto dicendo. Bene la campagna vaccinale, 2680 i tamponi programmati e realizzati per oggi, che ci portano ad un totale di 20.886 somministrati su 30.545 consegnati. Domani vi sarà un'altra consegna, non so se una consegna già effettuata oggi sull'ASL1 che era previsto arriverà domani, è arrivata, quindi direi che procediamo secondo i piani. Anche il direttore sanitario mi fa di sì con la testa laggiù, ancorché fasciato nella mascherina, quindi sono arrivati. Occorre ovviamente aumentare il livello. Direi che della riunione col governo già più diffusamente parlato, giovedì e venerdì sapremo quali sono le misure. Di fatto resterà l'Italia divisa in zone, probabilmente con l'introduzione di una zona bianca, ancorché sostanzialmente non applicabile per i numeri attuali nessuna zona del territorio nazionale, ma era una nostra richiesta e ritengo sempre sia una richiesta valida, perché vuol dire dare un orizzonte positivo anche a persone che dovranno passare ancora un periodo piuttosto duro in termini di contenimento sociale. Scambieranno probabilmente nei valori numerici, ma non nell'insieme, i parametri di rischio e di scenario su cui prenderemo le decisioni la settimana ventura, e quindi su questo direi che ci aggiorniamo molto più compiutamente con le cose e con le cose più note e più chiare nel fine settimana, negli ultimi giorni della settimana. Ci sono domande ai giornalisti, cogliete l'occasione, che avete anche dottor Quaglia, il professor Anzaldi, se c'è qualcosa, dottor Falco, se no vi saluto caramente, continuiamo il nostro giro che è ancora lungo.